Ciao a tutti ragazzi, sono BlazyCube e oggi sono ritornato in Minecraft. La prima cosa che volevo dirvi, perché se no dopo forse qualcuno si lamenta, è che in pratica, se no, perché se avete visto, alcune volte sono molto inattivo. Volevo dirvi, il motivo è che in pratica sono sempre impegnato, però per fortuna anche finita scuola, inizio le vacanze. E poi, e poi se avete visto il penultimo video, cioè la intro che l'ho fatta, è stata molto complicato farla, ci ho messo tanto a farla perché avevo poco tempo e non riuscivo a fare il video. Allora mi sono dedicato molto anche a fare l'intro e quindi non ho avuto molto spazio per vari video. Oggi, come vedete, sono a fare un nuovo tutorial. Oggi farò un tutorial su come fare una farm di maiali con mob spawner. Queste qua sono il necessario. Forse dopo mi sono dimenticato qualcosa, però dopo massimo me lo prendo. Poi anche il necessario è il mob spawner. Il mob spawner non si può ottenere in survival, però non si può, cioè si è successo che ho visto anche su YouTube, c'è che sono questi bug che tipo il posto del mob spawner nel dungeon si può trovare un mob spawner di maiali, che è un bug che non so se lo risolveranno. E questo qua può anche servire per le skyblock. Però se invece volete farlo nel vostro mondo, bisogna fare così: slash div e mettete il vostro nome, il mio BlazyCube, poi Minecraft 2. Mob trattino basso spawner. Ecco qua, quello che vi darà all'inizio è quello sempre di maiali, come vedete. Però per cambiarlo, se volete fare tipo, volete cambiare mob spawner, facciamo un esempio, questo qua di Enderman, mettiamolo qua. Con l'uovo si può cambiare schiacciando sopra l'uovo. Adesso direi iniziare. Dovete fare una piccola piattaforma di terra di 5 blocchi per così, e poi di 6 blocchi verticale. Adesso, vabbè, qua non ci fate caso, questo qua è come se fossero i margini, vabbè, dopo qua vi dirò. Questo qua sarebbe tipo dove i maiali scendono e cadono e vengono trasportati nella lava. Adesso faccio vedere. Prima cosa dobbiamo fare il meccanismo qua, che attivi i pistoni per far scendere l'acqua e far cadere i maiali. Adesso prendiamo le tramogge, dobbiamo metterle come si fanno un clock, cioè così, con il tubetto sotto come nell'altro tutorial, il tubetto attaccato sotto. Poi qua un comparatore. Scusate, ho sbagliato verso, che era di qua. Poi dovete mettere un blocco qua. Poi qua a fianco la redstone. Qua un pistone. Ah, sbagliato, pistone appiccico, scusate. Ecco qua e anche qua. Ecco. Poi dobbiamo fare qua la stessa cosa, mettiamo un blocco e qua mettiamo la redstone. Ops, redstone. Poi qua dobbiamo mettere un blocco di redstone. E di qua, vabbè, dopo qua la redstone. Poi dobbiamo fare qua un clock. Io vi consiglio di farlo tipo dai 20, una roba del genere, dai 20 18 secondi, dai 20 18 blocchi. Ops. Sì, dai, no. Va bene così.
giusto, poi vabbè, qua potete anche coprirlo. Poi dobbiamo fare una piccola stradina di redstone. Possiamo anche far così, che è più, comodo. La mettiamo qua, che è un pochino più comodo. Ops, vabbè. Ops. Poi mettiamolo qua. Poi qua, a vedere se è giusto. 3. Sì, qua. Dobbiamo fare anche qua largo 2 qua. E qua dobbiamo fare, vabbè, qua possiamo chiudere. Deve esserci qua. Poi dobbiamo prendere i pistoni. Dobbiamo prendere i pistoni che ho buttato, pensavo non servivano, invece servivano. Pistoni normali. Metterli qua. Sì, giusto. Poi qua dobbiamo chiudere, vabbè. Fare questa piccola stradina per farli per fare passare il circuito. No, ops, qua. Si sì, vedete pistone. Ah sì, qua metto un repeater, perché un repeater. Se no non funziona. Ecco, funziona. Mettete qua. Va bene metterlo ovunque il repeater, diciamo. Anche qua va bene. Mettete un repeater, se no non arriva segnale. Poi alzate qua. Fate questo piccolo coso. E qua sopra. No, la mettiamo, aspettate un attimo, la mettiamo dopo, lì ci metteremo l'acqua. Vediamo un po', possiamo anche chiudere. Ops. Qua dovremo mettere in pratica. Qua dobbiamo mettere l'acqua. Ecco l'acqua. Così quando si attiva, guardate, l'acqua arriva perfettamente qua. Adesso qua dovremmo mettere il mob spawner. Ecco. Mob spawner. Così i maialini andranno e cadranno qua. E qua vi farò un piccolo vedere come si può farli cadere. Arrivano sotto dove c'è la lava, così avete già cotto le cotolette. Poi mettete al centro più che potete, tipo per esempio qua, 3, 4, 5, che mettete al terzo qua sopra di 2, così almeno i maiali potranno scendere. E qua vabbè, qua dovete un attimo coprire, se no scappano i maiali. Così. Ecco, così loro. Dopo vabbè, lo tipo per abbellirlo dovete mettere tipo il vetro, una roba del genere. E che potete coprirlo il macchinario. Come vedete i maiali scendono, arrivo qua. Dopo qua sotto metterete la lava. Tipo, c'è un esempio perché sono nel mondo piatto. Comunque è facilissimo farlo. Mi serve il cartello, ecco. Trovate un cartello, così mettete tipo la lava. Non sopra sopra,
però era un esempio, loro così cadono bruciati, sotto mettete gli hopper con una chest, è fatto. Comunque questo video è finito, vi faccio anche vedere che è molto efficiente. Questa farm non è neanche così, non richiede molto. E vi farò anche, guardate, tipo loro cadono, arrivano qua, bruciano e cadono sotto, mettete gli hopper. In realtà non dovreste mettere proprio qua, ma sotto sotto, però vabbè. Comunque per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se avete un problema, questo cerco proprio di risolverlo, però mi dovete dire il problema. E niente, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!